Ludwig Maximilian di Monaco, con una tesi sulla ricerca morfologico-razziale sul settore anteriore della mandibola in quattro gruppi di razze. Terminata questa esperienza, volle entrare più nel vivo della professione medica e nel 1937 diventa assistente del noto professor Ottmar Freiherr von der Schücher presso l'Istituto per la Biologia Ereditaria e per l'Igiene Razziale di Francoforte sul Meno. Lo scienziato che assistette Josef durante i suoi studi era famoso per gli esperimenti di eugenetica volti a selezionare una razza superiore. L'idea di Mengele era quella di riuscire a creare una razza perfetta. E da questi esperimenti il futuro medico prenderà l'idea di utilizzare dei gemelli per le raccapriccianti ricerche che condurrà ad Auschwitz.